Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Excel in pillole numero 74. Oggi vediamo tre funzioni molto importanti all'opera, che sono le funzioni sinistra, destra e stringa estrai. Queste funzioni qua all'interno del paniere delle funzioni di testo svolgono un ruolo veramente molto importante. Ecco qua, stringa estrai, sinistra e destra. E ho deciso di fare, diciamo, un video dedicato a tutte e tre queste funzioni qua perché tutte e tre servono per estrarre una stringa di testo da una stringa di testo. Vale a dire, mi spiego meglio, supponiamo che in questa stringa di testo qua sono interessato ad estrarre solamente la parte sinistra della stringa di testo, uso la funzione sinistra, ok? Se fossi stato interessato a estrarre la parte destra della funzione di testo, avrei usato la funzione destra. Se fossi stato diversamente interessato a estrarre la parte centrale, avrei usato la funzione stringa estrae. Ecco, la funzione stringa estrae è molto più versatile della funzione destra e sinistra perché non estrae solamente ciò che è al centro, ma anche ciò che è a sinistra e a destra, ok? Per cui tre funzioni, tutte e tre, che mi servono per estrarre. Una volta che io ho estratto quello che mi serviva, devo andarlo poi a confrontare in questa tabella qua e mi faccio restituire l'elemento corrispondente del nome Giorgia, in questo caso qua. Per cui Giorgia mi faccio restituire 200 euro, che sono le provvigioni che si aspettava. Ok? Tutto questo iniziamo a farlo con la funzione sinistra, che mi serve appunto per estrarre un qualcosa che è disposto sulla sinistra. Ecco, attenzione a una cosa, prima di lavorare con le funzioni di testo dobbiamo sempre cercare di capire ed edificare uno schema, ok? E uno schema è sempre delimitato da uno spazietto o da un dash, da un qualsiasi cosa, per cui dobbiamo capire qual è la chiave. In questo caso qua la chiave è lo spazietto, cioè tutto ciò che è prima di questo spazio qua. Ok, per cui come primo argomento, diciamo, la funzione sinistra mi chiede il testo, che è questo qua, punto e virgola. Ecco, secondo argomento, numeri dei caratteri. Vediamo quanti caratteri ci sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per cui fino all'ottavo carattere, perché lo spazietto, che è la nostra chiave, è, diciamo, nell'ottava posizione, ok? Però attenzione, io devo trovare la posizione in maniera dinamica e variabile, per il semplice motivo che quando copio la formula verso il basso, qui non saranno più 8, ma saranno ben qua 6, qua 7, eccetera, eccetera. Qual è quella funzione che mi permette di trovare il numero di posizioni all'interno di una stringa di testo in maniera dinamica e variabile? È la funzione trova, ma va bene anche la funzione ricerca. Sono due funzioni esattamente uguali. E come primo argomento mi chiede il testo. Ecco, visto che sono interessato a trovare lo spazietto, voglio sapere in quale posizione è. E come faccio a scrivere spazietto? Apro le virgolette, faccio uno spazietto e chiudo. Questo qua è la sintassi per scrivere uno spazio. Secondo argomento, punto e virgola, mi chiede la stringa in questa stringa di testo qua. Ecco, questo qua, praticamente con il trovo ho trovato, vedete, F9, l'ottava posizione. Ovviamente in maniera variabile e dinamica, quando copio verso il basso, qua mi dà 8, qua mi darà 7, qua mi darà 7, qua mi darà 5, eccetera, eccetera, qua 4, ok? Ctrl Z. Questo qua è un'ottima cosa. Chiudo l'ultima parentesi, che la parentesi nera è sempre l'ultima. Ctrl Enter, vedete, maniglia di riempimento e il gioco è fatto. Ecco, quello che ho fatto fino adesso possiamo farlo benissimo e tranquillamente con uno strumento che ci mette a disposizione Excel, che è lo strumento testo in colonne, che è lo strumento che trovo qua nella scheda dei dati, testo in colonne. E per chi avesse, diciamo, la versione di Excel 2013, c'è anche uno strumento nuovo che si chiama Anteprima Suggerimenti. Ecco, per entrambi questi strumenti qua io ho dedicato due video, fate una ricerca sul mio canale per andarli a vedere, ok? Ovviamente, secondo me sono sempre meglio le formule, perché ci danno sia un risultato dinamico, cioè man mano che cambia la sorgente si adatta automaticamente, ma poi quando questo, diciamo, quello che abbiamo estratto ci servirà poi per andare a vedere all'interno di una tabella, ovviamente questi due strumenti qua non vanno bene e vanno benissimo le formule. Vale a dire che se io in questo caso qua sono interessato a farmi restituire, diciamo, il valore della provvigione che lo trovo in questa tabella qua, lo vado a fare con l'incerca verticale, per cui cerca verticale, ecco qua. Mi parte lo screen tip. Il primo argomento è il valore. Qual è il valore? Il valore è tutto questo qua, F9, vedete? Giorgia. Devo trovare Giorgia in questa tabella qua. Ovviamente in maniera dinamica, per cui non lo codifico, facciamo Ctrl Z, punto e virgola. Mi chiede la matrice tabella. Tutto questo è abbastanza facile. Ecco qua, facciamo F4 per bloccarlo in tutte le direzioni. Punto e virgola, indice. Colonna 1, colonna 2, ovviamente colonna 2 perché sono interessato alle provvigioni, punto e virgola, ultimo argomento, vero o falso, che è corrispondenza esatta, per cui 0, ok? Chiudo la parentesi, Ctrl Enter. Vedete che in maniera egregia mi restituisce l'elemento corrispondente di Giorgia, che è 200 euro. Facciamo un test, mettiamoci qua, vediamo Joe qui, dovrebbe darmi 300 euro, Joe 300 euro. Funziona correttamente.
Dunque, nell'esempio successivo andiamo a vedere come estrarre la parte destra di una stringa di testo. E in questo caso qua noi siamo interessati a estrarre i numeri, tutti i numeri che sono delimitati da un trattino in mezzo, cioè da un dash. E questa qua è la nostra chiave perché questo qua è il delimitatore che noi useremo come diciamo, come modulo, come schema, come punto di riferimento. Una volta che abbiamo iniziato lo schema, facciamo tutto con la funzione destra, niente meno. Mi chiede il testo, che ovviamente è questo qua, punto e virgola, mi chiede il numero di caratteri. Ecco qua dobbiamo fare attenzione a una cosa, perché i numeri di caratteri iniziano a contare dalla parte destra verso sinistra e non da sinistra verso destra, per cui questo qua potrebbe essere un problema che poi vi farò vedere. Per cui numero di caratteri 1, 2, 3, 4, 5, metto 5, ecco qui l'ho messo in maniera statica, ma ovviamente devo fare in maniera dinamica e variabile, nel senso che quando copio verso il basso, adesso ho bisogno di 5 caratteri, però qua come potete vedere ci sono solamente 3 caratteri, qua ci sono solamente 4 caratteri, per cui devo farlo con la funzione trova. Come abbiamo visto prima, la funzione trova ci istituisce, opla, F2, ho scritto qualcosa che non va. Ecco qua, mi istituisce il numero di posizione del dash, ok? Ovviamente in maniera dinamica, man mano che copio verso il basso mi trovo la posizione qua 5, qua 5, eccetera, eccetera, eccetera. Il testo mi chiede qual è il testo, ovviamente metto tra virgolette il dash perché è una stringa di testo, punto e virgola, mi chiede la stringa, ovviamente questa qua. Chiudo la parentesi. Ecco, attenzione, siamo tornati nella funzione destra e questi qua sono tutti i numeri di caratteri. Facendo il fenomeno potete notare che i numeri di caratteri sono 12, però il destra avrebbe bisogno di 5 di caratteri. Ecco, qua c'è un conflitto per il semplice motivo che la funzione destra calcola da destra verso sinistra, mentre la funzione trova mi trova il dash contando da sinistra verso destra, per cui la destra guarda da destra verso sinistra, mentre il trova da sinistra verso destra, per cui qua c'è un vero conflitto, c'è un vero nodo. E come facciamo a sciogliere questo nodo? Qual è l'escamotage? L'escamotage potrebbe essere nel fatto che se io calcolo la lunghezza totale di questa stringa di testo e la sottraggo alla lunghezza di tutta questa stringa di testo fino al dash, la differenza ovviamente mi darà i numeri dei caratteri che sono 5. Infatti mi metto qua dopo il punto e virgola, prima del trova e scrivo lunghezza, ok? Faccio tab, la lunghezza di che cosa? Di questa stringa di testo, chiudo la parentesi. Infatti se seleziono tutto questo pezzettino qua potete notare che mi dà F9 17 che è la lunghezza totale, che la sottraggo a che cosa? Alla lunghezza, diciamo, di questa stringa di testo fino al dash, che era 12, ok? F9 12. A questo punto non mi rimane nient'altro che chiudere l'ultima parentesi e il gioco è fatto. Doppio clic, possiamo andare a verificare, esempio qua 2597 2597. Ecco, questo 2597 ovviamente mi deve restituire poi elefante, per cui voglio che qua mi venga scritto la parola elefante, che lo faremo con il cerchio verticale. Ci posizioniamo qua, però prima di fare il cerchio verticale devo farvi notare una cosa. Avete visto che questo numero qua è allineato sulla parte sinistra della cella? Invece questo numero qua è allineato sulla parte destra della cella. Questo vuol dire che questo numero qua è stato memorizzato come se fosse un testo. Invece questo qua è un numero a tutti gli effetti. Infatti se io faccio F2 e seleziono il tutto, potete notare F9 che tutto me l'ha messo tra virgolette. Quando è tra virgolette vuol dire che è una stringa di testo. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a confrontare questo numero qua in questo intervallo qua, mi darà sicuramente un errore. A prova del fatto che questo qua è un testo, questo qua è un numero, c'è un altro trucchetto. Io mettendo una formula logica, se io faccio questo numero qua, 1, 2, 5, 4, 8, è uguale, ecco, avendo messo l'operatore comparativo uguale, mi deve restituire vero o falso alla fine. Per cui questo numero qua è uguale a 1, 2, 5, 4, 8, teoricamente dovrebbe essere uguale, che tutte e due danno 1, 2, 5, 4, 8. Però facendo enter vedete che mi dà falso. Perché è falso? Perché questo qua è un testo e invece questo qua è un numero, ok? Come faccio a risolvere il problema? Niente paura, facendo F2, mettendo semplicemente alla fine un'operazione matematica che se faccio più 0 mi restituisce, mi converte quello che è un testo in un numero, oppure potevo fare anche moltiplicato 1, oppure potevo fare diviso 1. Ecco, tutte operazioni matematiche che comunque non vanno a falsarmi il risultato, perché se faccio diviso 10 ovviamente mi dà un errore. Per cui faccio più 0 o moltiplicato 1 o diviso 1. Ctrl Enter, vedete che mi dà 1, 2, 5, 4, 8. Avete anche notato che qua mi dà 0 per il semplice motivo che questo numero qua adesso è uguale a questo numero qua, sono tutti e due numeri. Doppio clic. Adesso questo numero qua mi devo fare restituire l'elemento corrispondente che in questo caso qua sarà il cane, perché appunto in questa colonna qua, in questo campo qua, devo mettere il nome degli animali. F2, metto in modifica, dopo il segno uguale faccio con il cercavert,
cerca verticale, mi chiede il valore come primo argomento, che è questo qua, facendo F9, ok, questo qua tutto il valore, CTRL Z per non codificare il tutto, mettiamo punto e virgola, secondo argomento, la matrice tabella, ecco questo qua tutto facile, selezioniamo questo qua facendo F4, punto e virgola, terzo argomento l'indice, cioè la colonna 1, 2, punto e virgola, corrispondenza approssimativa o esatta, facciamo corrispondenza esatta, falso, ok? Oppure potremmo mettere anche 0. Chiudo la parentesi, CTRL Enter. Vedete che mi dà cane perché effettivamente 1, 2, 5, 4, 8 è cane, ok? Doppio clic e il gioco è fatto. Ecco, vediamo se funziona correttamente. 2597 elefante, 2597 elefante, funziona benissimo. Ecco, nell'esempio successivo andiamo a lavorare con quello che è la funzione string extrae. La funzione string extrae, come la parola stessa dice, mi serve per estrarre da una stringa di testo. E la funzione string extrae è molto più versatile di quelle che sono le funzioni destra e sinistra, perché la funzione string extrae, oltre a poter estrarre quello che è a destra e che è a sinistra, può estrarre anche quello che è al centro, ok? Per cui la funzione string extrae può anche sostituirsi a quelle che sono le funzioni destra e sinistra. Per cui qualsiasi cosa che vogliamo estrarre all'interno di una stringa di testo, la funzione string extrae lo può fare. Per cui noi in questo caso qua siamo interessati a estrarre un qualcosa che è posizionato dopo il nome e dopo lo spazietto. Sono dei codici che sono formati da tre lettere, ok? Per cui il nostro schema è questo qua, tutto ciò che è dopo lo spazietto e tutto ciò che è prima del dash, ok? E tre caratteri dopo, ok? Abbiamo evidenziato qual è il nostro schema, string estrae la funzione. Il testo come primo argomento è questo qua, punto e virgola. Secondo argomento, l'inizio. Qual è l'inizio? Adesso io sono interessato alla lettera A come inizio, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alla nona posizione, il nono carattere. E come faccio in maniera dinamica cercare di capire qual è il numero di posizione? Lo faccio con la funzione trova, neanche a dirlo, o con la funzione ricerca, come abbiamo fatto prima, allo stesso modo. Per cui il testo è. Io sono interessato a sapere dove è posizionato lo spazietto, che è il nostro delimitatore, ecco qua. Però devo fare, ecco qua, punto e virgola, in questa stringa di testo. Però attenzione, devo fare più uno perché sono interessato anche alla lettera A, per cui non lo spazietto, ma un carattere dopo, ok? Più uno. Effettivamente qua dovrebbe restituirmi 9, ok? Se è il numero di caratteri di quando inizia, perché l'argomento era appunto l'inizio. CTRL Z. Punto e virgola, argomento successivo, numero di caratteri. Quanti sono i caratteri? 1, 2, 3. Ecco qua vedete che siamo sempre 3, per cui qua possiamo mettere in maniera statica il numero 3 perché sono sempre quelli. Siamo stati fortunati, se fossero stati più caratteri o meno caratteri, avrebbero dovuto comunque escogitare un qualcos'altro di diverso con altre funzioni. Ma in questo caso qua siamo fortunati, per cui chiudo la parentesi, CTRL Enter. Doppio clic e abbiamo estratto da questa stringa di testo quello che ci serve a noi, cioè il codice all'interno dopo il nome, ok? A questo punto qua, dato che io voglio sapere la AA che mi istituisce farfalla piuttosto che FF mi istituisce coniglio, niente di difficile, abbiamo fatto già prima, F2, ecco qua, cerca verticale, valore, qual è il valore? Tutto questo qua è il valore, F9, vedete AA, tra virgolette con una stringa di testo, punto e virgola, matrice, qual è la matrice? Questa qua, F4, 2, punto e virgola, 0, sempre come prima, CTRL Enter, doppio clic e il gioco è fatto, funziona correttamente. Comunque questo video qua ci è servito per capire le varie differenze tra le varie funzioni di testo, abbiamo visto che la funzione string estrae è decisamente molto più versatile e in alcuni casi insostituibile, abbiamo visto che comunque in generale le formule di testo sono molto migliori di quelli che sono gli strumenti anteprima suggerimenti e lo strumento testo in colonne, che sono comunque due ottimi strumenti, però le formule decisamente sono migliori in quanto ci istituiscono un risultato dinamico e oltretutto possiamo mettere le formule all'interno di altre formule, per cui un risultato decisamente migliore. Poi comunque abbiamo visto anche come riuscire a girare il problema di convertire il testo in numero, in quanto comunque le formule di testo ci restituiscono sempre alla fine un testo, anche se è un numero, comunque ci restituiscono un testo. E per convertire un testo in numero dobbiamo fare quel trucchetto con il più zero. Comunque ragazzi, se avete visto questo video fino alla fine, vuol dire che veramente siete intenzionati ad imparare Excel. Vi ringrazio comunque di aver visto questo video fino alla fine. Se vi è piaciuto, come al solito, potete cliccare il tasto mi piace. Se non vi siete mai iscritti a questo canale, potete cliccare qua sotto il tasto rosso iscriviti. Grazie per aver visto questo video fino alla fine e alla prossima.